intanto grazie a tutti per essere venuti, è veramente dal mio punto di vista incredibile vedere più di 200 persone riunite e solo la tenacia di Michela poteva riuscire a fare questo risultato. E devo dire che ho avuto anch'io la mia parte perché ero convinta a venire a Chicago l'anno scorso e da lì è esplosa la passione che l'ha portata a venire a creare questo evento. Ringrazio Anne-Marie che è venuta direttamente da Chicago e dopo essere stato tre edizioni del TEDCon, dopo aver partecipato appunto a tre edizioni negli Stati Uniti è sicuramente un'emozione parlare anche con Anne-Marie presente. Allora, la prima slide serve proprio a dire in che casino ci stiamo mettendo. La questione, secondo me la figura dell'esploratore è proprio quella giusta per identificare uno di noi stamattina che sta cercando in qualche modo una strada, cioè come dire, ok, ci hanno detto che c'è l'iPad, ci hanno detto che si può fare l'iPad, ma come caspita è che ci arriviamo a fare queste cose? Allora il mio intervento, che è il primo, serve proprio a cercare di diradare un po' la foresta e quindi ad avere un minimo di vademecum che ci serve per interpretare correttamente anche gli interventi che vengono dopo, perché abbiamo bisogno di una sorta di mappa, abbiamo bisogno di collocare degli elementi e abbiamo bisogno, ogni intervento che verrà dopo, di sapere dove va collocato quell'argomento, nel senso che si parla di dispositivi, si parla di documenti, si parla di applicazioni, bisogna un po' collocare le cose nella posizione corretta e non è semplice appunto farsi strada. Il mio intervento sarà diviso pressoché in tre blocchi. Prima cercheremo di avere una vista un po' dall'alto, una vista d'insieme di quella che è la situazione ad oggi. E poi vedremo alcuni dettagli del paesaggio che avremo di fronte nel nostro percorso. E alla fine spero di riuscire a darvi qualche input, ma sicuramente questo intervento non sarà esaustivo perché l'argomento è complesso e mezz'ora è veramente poco, ma per valutare la strada giusta avere qualche input in più. Come diceva Michela, avrete a disposizione tutte le slide con anche una sezione di commento abbastanza estesa, quindi tutto quello che dirò lo potrete consultare con calma all'indirizzo che vi ha dato Michela prima. Detto questo, volevo portare qualche riferimento, diciamo, delle fonti, cioè da dove ho preso tutte queste informazioni. Come dicevo, io sono stato già tre volte con negli Stati Uniti, la prossima edizione a Filadelfia. Faccio un favore a Marie invitando tutti a iscriversi, mi pare che sia ancora il codice, sia ancora il prezzo agevolato, non so che data, comunque se andate su petcon.com trovate tutte le informazioni. Filadelfia è veramente un volo diretto, penso che Venezia e Filadelfia ci sia ancora, ma l'ho già fatto una volta in passato. E poche centinaia di euro e siete dentro a una stanza più grande di questa con 600-700 persone, tutte pronte a condividere con il signor Michela informazioni e cose interessanti. L'intervento che più mi ha ispirato in questo mio intervento è quello di James Fritz, che è uno degli content editor di Linda.com, giusto per capire che calibro di speaker ci sono in questa conferenza, e che fa ogni anno una specie di fotografia di quella che è il paesaggio, insomma, di questo settore. Poi le cose cambiano rapidamente, quindi bisogna anche informarsi attraverso internet, attraverso tutti i mezzi che insomma frequentiamo tutti i giorni. E quindi vi invito appunto a rimanere in contatto con Studio 361, con tutte le realtà che oggi vedrete. Perché la situazione è così complessa? Perché di editoria digitale si parla da 40 anni, da più di 40 anni, non è una cosa di questi anni. In 40 anni, più di 40 anni, metodi di distribuzione sono apparsi sulla scena e sono scomparsi. Uno degli ultimi che è scomparso è il CD-ROM. Ormai tutta la gamma di computer Apple non ha più il CD-ROM integrato. Molti computer anche della concorrenza, diciamo, cominciano a non averlo più perché è un aggeggio troppo ingombrante per essere messo all'interno di un dispositivo portatile. Quindi l'editoria digitale non è un fatto di oggi. Il primo esempio viene indicato come quello di Michael Hutt nel 71, che, diciamo, con un'idea abbastanza avveniristica all'epoca,
dice, se io digitalizzo un contenuto, lo rendo disponibile virtualmente a tutto il mondo. È chiaro che nel 71 questa cosa era poco fattibile, però l'idea c'era già. Poi nel 2000 è cominciato tutto il dibattito, la carta la stamperemo ancora, non la stamperemo più, chi lo sa, chissà quanti anni stamperemo ancora, eccetera. Ovviamente ancora oggi c'è una crisi abbastanza forte nel settore, come questo che parla di editoria digitale, quante cose stampate avete in mano, una borsa, una serie di materiali, sponsor che fanno dei banner, cioè ce n'è di nuovo da stampare anche là. Sicuramente l'evento che segna la situazione attuale è l'introduzione dell'iPad. Senza mitizzare personaggi come Steve Jobs e cose del genere, però sicuramente questo ha dato una spinta a un mercato che oggi si è mosso nella direzione di questi device, di questi dispositivi che abbiamo praticamente in mano continuamente. E quindi ha dato una spinta. Pensate che nel gennaio 2010 Steve Jobs porta sul palco l'iPad per la prima volta e già a maggio c'era disponibile Wired nella prima edizione digitale. Wired è stato il laboratorio di sviluppo dell'Adobe DBS, cioè della soluzione Adobe per lo sviluppo di riviste digitali. Quindi dopo pochi mesi dall'uscita dell'iPad già ci si muoveva in questa direzione. Per cui la vista dall'alto è più o meno questa. È un po' confusionaria appositamente, perché non c'è una linea di demarcazione netta tra device, applicazioni, documenti, negozi, eccetera. Poi alla fine cercherò di mettere un po' di ordine, vi lascerò con un'immagine più ordinata di questa stessa lista. Però come vedete sono coinvolti molti elementi che vanno da un potenziale consumatore finale, utente o chiamiamolo come vogliamo, cliente se siamo un'azienda, partendo da chi elabora i contenuti. Ecco che per arrivare a quel famoso consumatore o utente o lettore, ma poi il lettore si confonde con device, non so mai quale parola utilizzare, ognuno di voi avrà in mente un suo termine per indicare la persona a cui vuole rivolgere quello che ha in mente. Siamo designer, siamo un'azienda, siamo degli autori, quindi che siano contenuti commerciali, editoriali, abbiamo comunque un target di riferimento. Questo target di riferimento ha a che fare con i dispositivi. Come facciamo a distribuire su quei dispositivi i nostri contenuti? Questo un po' è il tema di oggi. Passando attraverso tutti questi elementi. Allora, vediamoli velocemente, non ho molto tempo. Io sono un mio sintetico, quindi arriverò giusto alla mezz'ora. Però sarà un po' una corsa, perché appunto gli elementi sono molti. Ripeto, avrete tutto da consultare poi con calma. Partiamo dai dispositivi. I dispositivi non sono tutti uguali e i contenuti che noi abbiamo in mente richiedono determinati dispositivi. Chi di voi ha già un e-reader, cioè un dispositivo a inchiostro elettronico? Alzi la mano chi ce l'ha. Non tantissimi in realtà, perché immagino che molti di voi leggano libri ma non sono ancora passati a leggerli in maniera digitale, per mille motivi. Non dico che bisogna farlo da oggi. Però chi produce dei contenuti deve anche chiedersi come vengono letti questi contenuti. Uno dei dispositivi è proprio l'e-reader. L'e-reader è già un dispositivo sorpassato. A giudicare da come aziende come Amazon e Kobo stanno investendo sulla produzione di nuovi e-reader con funzionalità nuove, eccetera, io direi che non è uno strumento del passato. Per la lettura di lungo termine è ancora uno strumento molto valido, per cui è molto orientato alla lettura di libri, non di contenuti brevi ma di contenuti lunghi che richiedono ore di lettura. E naturalmente la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di editoria digitale sono questi dispositivi di nuova generazione che ormai da qualche anno abbiamo fondamentalmente in mano tutti i giorni. Io avendo un iPhone 5 mi sono chiesto se ho uno smartphone o un tablet, perché adesso chiaramente c'è questa classificazione molto simpatica per cui uno non sa mai cosa ha in mano di fatto. Comunque che siano con schermo 4 pollici, 5, 7, 8, 9 pollici, sono comunque strumenti che cominciano ad avere una struttura molto complessa, sono dei personal computer di fatto. Un iPad di oggi ha una capacità di elaborazione molto, molto evoluta, una scheda grafica molto evoluta, ci giochiamo con dei giochi 3D che
con più di 10 anni fa si sognavano di far girare. Quindi sono dispositivi molto complessi, hanno un sistema operativo molto complesso, lì ne cito alcuni, ho messo anche Fire OS, che è il sistema operativo dei tablet di Amazon, che ha deciso, diciamo, di staccarsi dal filone Android e farsi un suo sistema operativo, com'è la tendenza di Amazon in tutte le cose, il suo formato, il suo sistema, il suo sistema di protezione, eccetera. E, però il fatto che questi dispositivi abbiano un sistema operativo complesso e delle capacità evolute ci consentono di far arrivare a quei dispositivi contenuti molto ricchi. Molto ricchi significa con livelli di interattività molto elevata, con contenuti audio e video praticamente senza nessun problema, con la possibilità quindi di eseguire video in HD e cose del genere. Tutti argomenti che poi nel corso della giornata in qualche modo verranno toccati più in dettaglio. Per cui sono i dispositivi, diciamo, di riferimento di oggi. Il personal computer lo possiamo ancora mettere tra i dispositivi di lettura dell'era moderna, ma io direi che sicuramente non leggerò delle ore davanti al computer, ma comunque molta comunicazione passa attraverso internet. E noi siamo davanti al computer praticamente tutto il giorno, non so, c'è ancora qualcuno di voi che non ce l'ha un computer, penso di no. Per cui pensare che il computer sia totalmente escluso da questo sistema di distribuzione mi sembra abbastanza azzardato. E soprattutto il personal computer entra in gioco quando parliamo di contenuti sfogliabili. Diciamo, uno dei primi tentativi, secondo me, da lasciare lì, da tenere in considerazione, ma per alcune cose specifiche, è la pubblicazione di questi sfogliabili. Avete sentito parlare di Su o di altri portali del genere. È chiaro che lì io sviluppo un contenuto, lo pubblico attraverso il PDF perché lo devo stampare, poi già che ho il PDF lo rendo anche sfogliabile da un sito, da un portale. Ecco che allora il computer può avere senso, perché durante la navigazione posso incorrere in questi contenuti. Dispositivi vuol dire anche oggetti che possono eseguire delle app, ma il mondo delle app è vastissimo. Quando pensiamo a un'app, pensiamo a un codice che si esegue all'interno del device, del dispositivo. Mi sono sforzato in tutti i modi di trasferire tutto in termini italiani, però device ogni tanto mi scappa, perdonatemi, qualche termine ogni tanto mi scappa un po'. Però già dire digital publishing, in realtà tradurlo in italiano è veramente uno sforzo. Editoria digitale forse non dice esattamente tutto quello che è, diciamo, comunque si può dire. E l'applicazione adesso la chiamiamo app, adesso si chiama app, è tutto più veloce, più breve, più compatto, più portabile, anche le parole si accorciano. Però di fatto applicazione vuol dire avere una persona che sviluppa del codice, lo compila, quindi lo compila per i vari sistemi operativi, che dicevo prima. Allora non basta più una persona, ci vuole un team, bisogna raccogliere le specifiche, bisogna creare un team di lavoro, insomma è un processo lungo. E questo viene ancora fatto per quei casi in cui ho bisogno di costruire qualcosa che sia molto personalizzato, qualcosa di veramente che faccia esattamente quello di cui io ho bisogno e non qualcosa di generico. Ma in realtà, dal punto di vista di un designer, di uno che progetta dei contenuti, accedere alla programmazione è molto complesso, per cui sono state sviluppate, sono nel mercato molte soluzioni che permettono di creare app direttamente dai programmi che utilizziamo come designer. Quanti di voi sono dei designer? Graphic designer, grafici? Una buona metà, direi. Ecco, cosa utilizziamo per progettare i contenuti? Usiamo un design, qualcuno forse usa ancora l'Express. Io sono istruttore di design, quindi sicuramente approfitto per quella scelta, però l'Express continua a fare delle versioni nuove, c'è la versione 2015 che stiamo tutti aspettando con ansia, giusto? Quindi c'è ancora qualcuno che lo utilizza forse. E questi strumenti da designer con degli opportuni plugin, con delle opportune extension, possono produrre delle app. Quindi è interessante, la rivista digitale difficilmente passa attraverso uno sviluppatore. La rivista digitale passa più facilmente attraverso un designer, un grafico,
come dire, una relazione, ambienti dove lo sviluppo è qualcosa che esiste, ma tante volte non è integrato. Per cui ci sono tanti tipi di app, poi vedremo anche, sì, diciamo, abbiamo tutti degli esempi all'interno dei nostri device, abbiamo applicazioni che costituiscono di per sé dei contenuti, abbiamo applicazioni che invece fanno funzioni particolari, come il classico agente di commercio che gira con l'iPad invece che con il catalogo cartaceo per raccogliere gli ordini. Anche quelli sono dei contenuti che devo far arrivare a un utente finale. Non dobbiamo scartare questa tipologia di contenuti e pensare solo a riviste, solo a libri, eccetera. E applicazioni web, quindi io sono connesso praticamente ovunque con questo dispositivo, ho la connessione 3G, 4G, LTE, quello che è, e quindi posso accedere anche ad applicazioni web, diciamo, non sempre, non ovunque, ma con una buona possibilità di connessione. Per esempio qua dentro mi pare che per esempio la 3 è da poco, se qualcuno di voi ha dispositivi della 3. Ecco. E metto dentro le applicazioni quello che dicevo prima, cioè gli sfogliabili, perché non so bene se chiamare applicazioni o documenti, ma questa slide ve la lascio proprio come input. E andiamo su un altro degli elementi, dei dettagli del paesaggio, perché possiamo distribuire contenuti con applicazioni, ma i nostri documenti a cui siamo abituati dove sono andati a finire? Il nostro amico PDF è un documento da un formato da scartare. Secondo me segna un po' il passo, perché è sviluppato ormai, è stato sviluppato negli anni 90 e forse non ha quell'elasticità tale da permettergli di essere il formato di oggi. E oggi si parla più del ebook come documento, quindi dei formati come il PUB, come il MOBI, come il KF8, che sono, diciamo, quelli più diffusi all'interno dell'editoria digitale per quanto riguarda più che altri libri. Quando parliamo di un documento, quindi di un contenuto che si stacca dall'applicazione, che può essere distribuito anche con un'email, si pone il problema di proteggere questi contenuti. Questo documento lo può leggere chiunque, lo può leggere solo chi ne ha acquisito il diritto tramite l'acquisto. È il tema di DRM, mi pare che ci sia un intervento oggi su questo, sulla protezione. È un tema molto importante quando dobbiamo distribuire contenuti. E quindi ci sono tutte queste cose da considerare. Ci sono ancora dei documenti, naturalmente il documento letto in un device, in un dispositivo, ha bisogno di un'applicazione che lo legge. Ecco che per leggere un PDF abbiamo decine e decine di applicazioni, non tutte funzionano allo stesso modo, così come per leggere un ePub dovremmo trovare qual è l'applicazione più corretta. Alcune sono gratuite, alcune a pagamento. Per cui la distribuzione di documenti deve considerare anche la persona che prende in mano questo documento, con che cosa lo andrà a leggere. Sono sicuro che tutto quello che io ho progettato verrà visto nella maniera corretta, o devo dare indicazioni su questo? Sono domande che bisogna porsi. Rispetto al PDF, l'ePub sta facendo sicuramente un salto in avanti. L'ePub è il classico formato da ebook. Anche il KF8, che è il formato proprietario di Amazon, sta facendo dei passi avanti notevoli. Ecco che noi non siamo più costretti a utilizzare l'ebook con lo scorrimento del testo, e quindi quello adatto al e-reader, ai dispositivi, al chiostro elettronico. Ma possiamo anche pensare di produrre degli ebook, quindi degli ePub o dei KF8, a layout fisso cosiddetti, cioè dove io riesco a riprodurre esattamente il layout che ho progettato, una sorta di PDF. La differenza qual è? Che la struttura interna del file è in HTML, CSS, JavaScript, e quindi riesco a lavorare sulle parti interattive in una maniera più moderna, più evoluta rispetto a quello che posso mettere in un PDF. Quindi questo è uno dei formati sicuramente da tenere più, su cui tenere più attenzione. Uno degli annunci recenti di Adobe è stata la dismissione della TPS Single Edition, che qualcuno di voi conoscerà, cioè la possibilità di creare applicazioni singole da InDesign, con dei costi tutto sommato contenuti o addirittura inclusi all'interno dell'abbonamento Creative Cloud. La giustificazione di Adobe è stata: InDesign CC adesso esporta l'ePub con layout fisso, per cui trasportate tutta la vostra interattività su quel formato.
non voglio entrare nella discussione e tutta la polemica che è nata da questo, ma solo per dire come anche le aziende come Adobe si stanno orientando sempre di più su questi formati. Un altro formato che troverete, qui abbiamo un esempio realizzato da Michela dalla sua 361, Michela non la vedo, ma sarà da qualche parte. Un cosiddetto touchbook, qui siamo in una scuola, Apple è entrata nel mercato dell'editoria scolastica con un programma che si chiama iBooks Author, che può essere utilizzato anche per creare altri contenuti, non è vincolato alla scolastica, con elevati gradi di interattività, in maniera molto semplice, stile Apple, è una sorta di Pages con qualche elemento in più. E qual è il limite? Che si pubblica solo su iPad, per cui i contenuti li posso vendere solo attraverso la bookstore e sono eseguibili solo su iPad, per cui bisogna far conto sul fatto, ha senso sviluppare qualcosa solo per una piattaforma? Considerate che l'iPad è sempre vista come piattaforma di riferimento, ma in realtà, non so, quanti di voi hanno un Android, un tablet Android? Un buon numero, per cui non bisogna scartare a priori la possibilità che qualcuno voglia leggere con un Android o con Windows 8, perché Windows 8 sta avendo il suo effetto di mercato. Come ci arrivano tutti questi contenuti nei nostri dispositivi? Attraverso dei negozi, degli store. Negozi che possono essere di libri, negozi che possono essere di applicazioni, per cui abbiamo fondamentalmente due filoni da considerare. Vogliamo fare un'applicazione o vogliamo fare un documento? Se queste due cose le vogliamo vendere o distribuire al pubblico, solitamente si passa attraverso un negozio. Ci sono dei dispositivi più rigidi su questo, ad esempio i dispositivi iOS non eseguono codice che non provenga dall'App Store, quindi non provate a mandare un'email al vostro collega con l'applicazione perché non si eseguirà, a meno che non siate sviluppatori e tutta una serie di procedimenti da fare. E anche il discorso dei libri, se vogliamo distribuire libri in maniera protetta, dobbiamo passare attraverso dei sistemi di protezione, e tutti gli store di libri hanno dei sistemi di protezione. Ovviamente il negozio di Apple ha il suo sistema non compatibile con gli altri, il negozio di Amazon ha il suo sistema non compatibile con gli altri, tutti gli altri cosa hanno? Fondamentalmente un sistema di Adobe di protezione dei contenuti, come per esempio Mondadori in Italia, Feltrinelli, eccetera, utilizzano tutti lo stesso sistema. Per cui se vogliamo proteggere i contenuti dobbiamo distribuirli attraverso dei negozi che abbiano questo sistema di protezione. Per cui anche i negozi sono un elemento del paesaggio. L'ultimo elemento erano gli strumenti. Io vi ho fatto una tabellina, due tabelline, due slide, che elencano alcuni strumenti. Non sono tutti, non è esaustivo, come dicevo prima, le cose cambiano rapidamente, quindi bisogna stare un po' allerta. Sono divisi per la tipologia di prodotto che vanno a realizzare. L'iPad con scorrimento, l'iPad a livello fisso, l'ebook interattivo inteso come soprattutto il libro per bambini dove c'è bisogno di interazione molto spinta. Mette in evidenza PubCoder perché è un prodotto italiano. È girato un codice sconto tra gli iscritti per l'acquisto di questo prodotto, è un prodotto molto interessante, è prodotto sviluppato da una startup italiana, quindi in questo panorama trovare qualcosa di italiano che funziona veramente quasi una rarità. Quindi vi invito almeno a provarlo. Con questo prodotto possiamo creare degli iPad layout fisso, degli ebook interattivi, ma anche delle app. Lato designer, specifico perché questi strumenti permettono di creare delle app senza conoscenza dei linguaggi di programmazione o con una minima conoscenza, insomma. Quindi sono molto interessanti. PubCoder fa tutto da solo, InDesign e Express hanno bisogno di altri plugin che sono poi elencati sulla destra, alcuni di questi, i più diffusi. Questa settimana a Berlino Adobe ha annunciato qualcosa che si chiama Adobe Publish, che non ho elencato perché non so dove metterlo, fondamentalmente, non so in che colonna collocarlo. Adobe Publish quest'estate entrerà nel mercato, da quello che hanno annunciato, magari nella giornata qualcuno potrà dire qualcosa di più, io
ho solo visto una presentazione dove a fianco a Adobe DPS sviluppato per InDesign si affianca Adobe Publish, che è più basato su HTML5 e contenuti più dinamici, e quindi anche sull'adattamento automatico, cioè sulla questione del responsive, dell'adattamento allo schermo, eccetera. E quindi questo mi fa pensare che InDesign c'entri poco in questo nuovo prodotto, però sono considerazioni che faccio io. Da istruttore di InDesign mi pongo il problema, ma ha senso insegnare la DPS da qui ai prossimi mesi? Non lo so, lo vedremo. Ci sarà qualcos'altro da insegnare. Come vedete, vi dico anche ai DocsAuthor tra l'unico prodotto che crea il touchbook per iPad e PDF. Vabbè, il PDF lo utilizziamo tutti i giorni per distribuire cose privatamente tra di noi, quindi non è che non sia un formato valido. Per distribuire cose tra di noi va benissimo. Se dobbiamo ampliare la platea, dobbiamo riflettere un po' di più. Allora, questi sono un po' i dettagli, è una bella confusione. Tra l'altro ho dovuto fare un po' di corsa, mancano 9 minuti, 8 minuti, 9 minuti. Ho dovuto fare un po' di corse. Ripeto, avete tutto a disposizione del PDF con le parti di commento. L'ultima sezione è quella di dire, ok, in mezzo a tutto questa foresta col macete e col cappello come l'esploratore, dobbiamo andare a interagire con tutti questi elementi di disturbo. Come ci orientiamo? Allora, io ho individuato, è un'interpretazione mia che viene un po' dall'esperienza sul campo, due tipologie, due criteri di analisi di quello che dobbiamo fare. Cioè, il tema è, vi ricordate la slide iniziale, c'è l'utilizzatore finale e c'è chi crea i contenuti. Come ci arriviamo a mettere in contatto questi due soggetti? Io ho individuato appunto due criteri di valutazione. Il primo è la distribuzione. Come vogliamo distribuire i contenuti? Privatamente, all'interno di un'azienda, all'interno di una cerca ristretta, di un'associazione, di qualcosa del genere, oppure pubblicamente. Tutti devono poter accedere a queste informazioni. Allora, se parliamo di app, per esempio, questa cosa fa molta differenza, perché abbiamo detto che si passa per i negozi, per gli store di applicazioni. Gli store di applicazioni sono fatti per essere visibili a tutti. Apple non ha sviluppato l'App Store certo per essere chiuso in una cerca ristretta di persone, ma per avere più di 1 miliardo di utenti che comprano applicazioni. Ecco che allora, se io voglio distribuire un'app in maniera privata, devo accedere a modalità chiamate solitamente Enterprise che mi permettano di non far vedere il mio contenuto a tutto il pubblico, ma solo a chi decido io. Mentre nel caso dei documenti, PDF e ebook, qui posso abbastanza scegliere, perché io posso benissimo esportare un impatto da InDesign, metterlo nel mio sito e mandare il link a chi voglio. Mi devo porre anche un problema però, quante persone visiteranno il mio sito? Forse è meglio che questo contenuto sia visibile anche all'interno di Amazon.it, quindi l'Amazon Kindle Store, piuttosto che altri negozi, allora mi devo fare questa domanda. Per quanto riguarda il PDF, ci sono pochissimi negozi che vendono PDF, quindi non è il formato corretto per vendere contenuti al pubblico. Ad esempio, iBook Store di Apple non vende PDF. Amazon non vende PDF, perché non hanno la possibilità di applicare i loro sistemi di protezione proprietari. E quindi si sono fatti, cioè vendono solo EPUB o KF8 nel caso di Apple. Chiaramente la web app è una cosa accessibile da un link, lì posso decidere io cosa fare, se la voglio proteggere metto semplicemente un accesso tramite password e il gioco è fatto. Ma questo presuppone che i miei utenti abbiano accesso a internet e quindi siano sempre connessi. Per cui ci sono diverse cose da valutare. Il secondo criterio di valutazione che io individuo, che vi lascio diciamo come ultimo contenuto un po' ricco, è valutare i contenuti. Abbiamo praticamente solo testo e immagini, penso non solo ai libri, ai romanzi, penso anche a manuali tecnici. E il mio settore di manutenzione tecnica della mia azienda, cosa gli faccio scaricare? Magari un impatto va benissimo, perché così
anche il tecnico più anziano che non si vede più bene, se mi ardisce il testo, funziona. Magari si evidenzia le parti che ci sono capitate sotto mano più frequentemente, quindi tramite un indice che si è creato lui va a vedere le parti più interessanti. Magari attraverso queste evidenziazioni segnala all'azienda delle anomalie nel manuale. Quindi la documentazione tecnica va benissimo su ebook, non è solo una cosa di romanzi, di libri, potrebbe andare benissimo. Quando invece ho bisogno di interattività, devo fare altre scelte. Perché metto che l'applicazione per testo immagini non va bene? Perché è uno sforzo di risorse che forse non vale la pena di fare. Ci sono anche dei criteri di costi-benefici da tenere presente. La cosa non è esaustiva, l'analisi è molto sommaria, è giusto per dare due criteri. Cioè, io mi sono posto il problema con i miei clienti che vengono ai miei corsi, che dopo un corso di ebook o di DPS mi chiedono: va bene, adesso ho capito gli strumenti, ma cosa devo fare? È un po' la questione che riguarda tutti noi oggi. Alla fine andiamo a casa, ma cosa facciamo materialmente per arrivare a pubblicare la cosa? Quindi abbiamo bisogno di criteri di valutazione. Secondo me l'editoria digitale ci deve portare a riprendere in mano una fase di progettazione di quello che vogliamo fare, che forse con l'editoria cartacea abbiamo dato un po' per scontato. Prima si diceva: non è possibile che uno prenda in mano un computer ed esegua un grafico. Se intendiamo grafico come progettista grafico, allora il progettista è qualcuno che progetta quello che fa prima di mettersi davanti al design, creare un documento e cominciare a mettersi in prova. Secondo me l'editoria digitale ci deve portare a questa riflessione, perché altrimenti facciamo del lavoro, a un certo punto del lavoro, e questa è un'esperienza che noi, io, Michela, chi ha messo le mani a queste cose, si è trovato a fare. Facciamo del lavoro, arriviamo a un certo punto e poi troviamo uno sbarramento. Ma questo formato non supporta il video. Ma questo formato ha bisogno di un'applicazione. L'applicazione è a pagamento. Insomma, conosco anche delle persone qua dentro che potrebbero darvi testimonianza di queste vicende. Vi lascio con questa visione un po' più ordinata delle cose. La confusione che c'era all'inizio ho tentato di metterla su questi tre piani. L'utente finale vostro ha in mano dei dispositivi, voi avete in mano strumenti. La strada per arrivare da una parte all'altra ve la dovete un po' costruire. Volete passare attraverso applicazioni, negozi, documenti. Qualche informazione in più dopo questa mezz'ora dovreste averla. Non è esaustivo, riguardatevi il PDF con tutte le indicazioni. E con questo io vi ringrazio e vi invito a scrivermi, a farvi sentire e eventualmente a interagire su quelle che sono le vostre domande che non riuscirete a esprimere prima. Grazie a tutti.